Aggiornamento, aggiornamento ragazzi sul caso Gattuso. Ci sono aggiornamenti su aggiornamenti per quanto riguarda il nostro carissimo ex allenatore del Napoli, Lingio Gattuso, che ormai non lo vogliono neanche più i parenti. Allora, è riuscito a farsi schifare Gattuso in circa in 3 anni. Solo ovviamente gli ex sui tifosi del Milan non lo odiano, semplicemente perché ha giocato anche nel Milan e quindi è stata una specie di della loro bandiera e non lo schifano per quello. È riuscito a farsi schifare in giro di 1 anno e mezzo dai tifosi della Fiorentina del giocatori dei tifosi del Napoli, è riuscito a farsi odiare anche dai tifosi del Tottenham, ne è manco andato, quindi ha fatto un Guinness World Record. Ragazzi, mi viene anche da ridere perché lo trovo una cosa talmente ridicola quella che ha fatto Gattuso e suo agente Mendes. Allora, partiamo dal presupposto: Commisso non sarà un santo come presidente, c'ha tanti errori, forse non gli voleva fare un mercato all'altezza, e questo può essere, e su Gattuso tra virgolette questo poteva avere ragione. Però ragazzi, qua si sta parlando che mentre è saltato con la Fiorentina si presumeva che tu già ce l'avevi il Tottenham, perché Tottenham è saltato semplicemente perché i tifosi del Tottenham hanno fatto una protesta, scritto no Gattuso, no tu Gattuso sui social, e non lo volevano, se no sarebbe andato al Tottenham. E tu come hai fatto, appena saltato da poco con la Fiorentina l'accordo, già avevi il Tottenham? Però tu Gattuso sei quel grandissimo uomo che quando stava a Napoli dicesti no, ma che vergogna, De Laurentiis mentre io sto sulla panchina ha cercato altri nomi, perché cercammo altri nomi, si parlava di Sarri, di Spalletti, si parlava di altri nomi quando lui stava ancora sulla panchina. Quando poi il Gattuso è lo stesso, che quando Ancelotti stava ancora sulla panchina del Napoli, Gattuso era quel grande uomo che disse ma io accetto la panchina del Napoli, e Ancelotti stava ancora seduto qui, però l'hai accettato. Però poi noi eravamo quelli scorretti, però tu avevi già la Fiorentina, mentre sei seduto sulla panchina del Napoli già avevi la Fiorentina, la Fiorentina l'ha scaricato, già avevi il Tottenham, però lui è un grandissimo uomo. Guai a dire ragazzi, mai Gattuso è il protetto eterno, mai a dire. Vabbè, però Gattuso ha sbagliato, con tutto, come una bellissima persona, un bravissimo uomo, ma ha sbagliato in questo caso, non si può dire ma è il grande uomo, è quello lì che ha rinunciato agli stipendi. Ragazzi, parliamoci chiaro, è verissimo che poteva benissimamente andare alla Fiorentina, non gli è piaciuto il mercato e poi andarsene, però faceva l'ennesima figura di merda, perché dicevo l'ennesima di sonno, l'ennesima di tu. Forse non è che forse Gattuso a livello caratteriale è un po' troppo eccentrico, un po' troppo presuntuoso, un po' troppo già che si sente arrivato? Punto di domanda, non può essere che il problema è lui, se in 3 anni Milan no, Napoli no, Fiorentina no, Tottenham manco ti vogliono per scambio, che poi i tifosi del Tottenham non lo vogliono perché dicono che in passato è stato sessista, omofobo e razzista. Su questo io non c'entro, su questo dato che dicono i tifosi, perché io non le so queste cose, non ho seguito in passato queste sue cose che avevano in Inghilterra, non le so, sinceramente non ci metto bocca. Però se mai fosse vero che all'epoca ha fatto questo, giusto, ma anche se non fosse stato per queste frasi, secondo me i tifosi del Tottenham comunque non lo volevano. Dopo il fallimento di Mourinho, dopo i fallimenti, è ovvio che non vogliono Gattuso come allenatore italiano con poche esperienze, che parliamoci chiaro, non è che secondo me Gattuso ti fa vincere immediatamente, quindi il Tottenham giustamente va trovando nomi diversi. Ragazzi, non so adesso Gattuso se si prenderà un anno sabbatico, se cercherà una squadra all'estero, in Italia o non so, chissà che la Fiorentina non si sa quale allenatore prenderà, si parla di italiano, l'allenatore dello Spezia, si parla di Liverani, si parla di Luis García, Mazzarri. Per me il nome migliore secondo me sarebbe Mazzarri, perché è uno che non facendo un grande mercato ti fa molto, diciamo, riattivare i giocatori non fortissimi e fare un buon annata per salvarti in scioltezza. E oltre a salvarti in scioltezza, lo portare in Europa League, forse pure in Champions con un miracolo, no per lo scudetto, ma non penso che la Fiorentina sia quello il suo obiettivo, ma almeno ritornare in Champions, almeno, o almeno in Europa League, in Europa. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Gattuso mi ha molto 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 delusa, Gattuso come allenatore già mi ha delusa nell'anno che è stato a Napoli, perché le colpe sono al 50%. 50% di colpa della squadra e 50% di Gattuso, invece davano tutta la colpa alla squadra. Gattuso era il povero santo che si è trovato ad allenare. Per fare l'allenatore non basta essere stato un grande ex allenatore o giocatore, per fare l'allenatore non ci vuole un bel carattere forte, umile, il santo Gattuso dalla Calabria. E quindi di conseguenza io ho sempre detto, bravissima persona Gattuso, bravissima persona, come allenatore a me non piace, infatti purtroppo ho avuto ragione, non che sia sulla colpa sua ma anche della squadra, però è stata così. Con la Fiorentina si parla che Mendes e sua agente voleva solo sui giocatori di Mendes, li voleva andare alla Fiorentina, Commisso e la società della Fiorentina si è posta per dire oh, cioè, io voglio questi giocatori, però non me li devi imporre, e qui è saltato, perché non ci credo che è solo per una questione sul mercato che voleva altri giocatori, mi sembra solo strano.
perché Commisso poi, sapendo di prendere Gattuso, lo sapeva. E Gattuso sapevi che Commisso e la Fiorentina è una piccola squadra, parliamoci chiaro, con tutto rispetto, che non è come il Napoli che ha già più soldi, non è come il Milan, l'Inter, la Juve, lo sai. Tu Gattuso che bella Fiorentina, ci sono queste pretese. Quindi ogni volta passa per il santo di turno con noi. Il suo agente è più squallido di lui, che lo manovra come un burattino, perché quel Mendes e anche l'agente di Ronaldo e di tanti altri giocatori è uno squallido, perché gli manovra e voleva tanti soldi di commissione Mendes, perché da quello che ho capito voleva tanti soldi per commissione per lui, come ha fatto un po' Raiola. Che squallore questi agenti che ricattano non solo ma i giocatori, pure gli allenatori. Gattuso è meglio che se lo toglie se vuole fare una carriera da allenatore, però ripeto che secondo me Gattuso, per fare la carriera da allenatore, deve fare tanta tanta ancora gavetta per prendere un top club in mano, che sia in Serie A, in Inghilterra, Premier, eccetera, eccetera. Cresci, Gattuso, cresci. Mi ha deluso parecchio come uomo, però, no? Come allenatore, come uomo, pensavo fosse un nome diverso. Ma ha rinunciato allo stipendio, ho capito, però poi prendeva Mendes come stipendio a Mendes, questa cifra, quello e quello, belli cazzi, però Mendes prendeva un grande, diciamo, ingaggio. Diciamo, commissioni per tua gente su quei giocatori, e poi avevi un accordo con la Fiorentina e non ci vai, facendo rimanere anche la Fiorentina come deficiente, eccetera. Vedremo alla fine uscirà la vera verità, perché di questo grande casino non si è capito nulla. Però alla fine uscirà la verità, se avrà ragione Gattuso, Commisso, eccetera, eccetera. Si vedrà col tempo. Per ora a me mi sembra che abbia ragione Commisso, poi sbaglierò, ma mi dà questa impressione. Vedremo, perché poi alla fine il Napoli erano quelli sbagliati, il Milan era sbagliato, la Fiorentina è sbagliata, il Tottenham è sbagliato. Vuoi vedere che forse tu Gattuso su quello sbagliato, che ha un brutto carattere, troppo irruente, e forse per fare l'allenatore non va, e forse poco umiltà, perché mi sembra che si sente già Guardiola, anche un po' meno Gattuso, anche un po' meno. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Forza Napoli sempre. Fiera, 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 fiera. Per me adesso conterà solo Spalletti nel Napoli. Parlerò di Gattuso quando ci saranno novità. Per me, nel momento in cui è andato già la Fiorentina, per me era chiuso il discorso, perché non mi fa né caldo né freddo Gattuso, assolutamente. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi.